Il capitalismo porta la guerra come il vento la tempesta è uno slogan creato da Jean Jaurès. Jean Jaurès era un insegnante di filosofia di Parigi che venne eletto deputato per i repubblicani nel 1885. Nel 1892 Jean Jaurès sostenne attivamente lo sciopero dei minatori e poi, in quegli stessi anni, insieme allo scrittore Émile Zola, difese Dreyfus dalle accuse infamanti del governo francese. Jean Jaurès era molto popolare e molto amato dalle masse. I suoi discorsi erano schietti, incisivi e molto apprezzati dagli strati popolari dei cittadini francesi. Però Jean Jaurès non era un rivoluzionario. Per esempio, aveva appoggiato la partecipazione del socialista Mitterrand al governo dell'epoca. Ma quando nel 1902 si formò il Partito Socialista, che comprendeva anche il Partito Socialista Rivoluzionario, egli ne divenne il leader principale. Jean Jaurès non credeva neppure al famoso principio socialista di Marx ed Engels che i lavoratori non hanno patria e tuttavia ha lavorato alacremente, tenacemente, per unire i lavoratori francesi e tedeschi contro la guerra che si stava annunciando. Inoltre, era anche convinto che si dovesse fermare la guerra con lo sciopero generale, un'arma che riteneva indispensabile per impedire il massacro che si annunciava. Il 29 luglio 1914, Jean Jaurès, insieme a Rosa Luxemburg, partecipa a Bruxelles alla manifestazione contro la guerra. Egli era già stato vittima di attacchi forsennati da parte della destra e del governo francese, che temevano la sua enorme popolarità e pensavano che la sua opposizione alla guerra avrebbe in qualche modo impedito i loro piani. Ma il 31 luglio 14 Jean Jaurès venne assassinato in un caffè di Parigi e, 3 giorni dopo, scoppierà la Prima Guerra Mondiale. Il titolo di questo podcast si ispira a questo militante che si è opposto fino all'ultimo alla carneficina imperialista della Prima Guerra Mondiale. Questo podcast sostiene la causa di tutti coloro che hanno cercato e cercano una via di uscita di fronte alla barbarie del sistema capitalista. L'umanità non ha un futuro se non si emancipa da un sistema basato sulla proprietà privata dei mezzi di produzione e sullo sfruttamento dell'uomo sull'uomo. Un sistema che riduce tutto al profitto, anche a costo di distruzioni, di massacri e barbarie. Un sistema nel quale poche persone e organizzazioni economiche detengono tutte le ricchezze del mondo e decidono le sorti di miliardi di esseri umani e del loro ambiente naturale. Qual è la soluzione? Io penso che la soluzione non è un'economia il cui scopo è arricchire qualcuno, ma un'economia che soddisfa i bisogni umani di tutti i bambini, le donne, gli uomini del pianeta. Io penso che la soluzione sia un'economia che preserva e che sviluppa la natura, che distribuisce ugualmente i prodotti e le ricchezze, un'economia che sviluppi le forze produttive. Io penso anche che l'alternativa al sistema capitalista sia proprio un'economia socialista. E penso anche che non saranno le banche, le istituzioni e i governi di questo pianeta a liquidare il sistema da cui dipendono, ma lo faranno le donne e gli uomini che lottano ogni giorno per la propria esistenza e per i propri diritti. Come è sempre avvenuto nella storia, saranno loro ad aprire la strada verso una nuova economia e una nuova società socialista. Non devi condividere le mie stesse idee per ascoltare questo podcast. Le ho espresse subito, per chiarezza
e perché non voglio creare equivoci e illusioni su questo sistema. Così ti puoi regolare e puoi ascoltare in libertà e indipendenza di giudizio quello che ho da dire. Discutiamone, ma facciamolo con i dati e l'analisi precise e concrete che porterò alla luce in questo podcast. Grazie e buon ascolto.